Carissimi, vi presento un'opera davvero unica, bellissima. Veronica con il velo, opera di El Greco, 1577-1580 circa la sua datazione. El Greco ha dipinto numerose versioni del soggetto, riproponendo sia il velo da solo, sia il velo retto dalla santa, come in questo caso. L'opera che potete osservare nell'immagine era destinata alla chiesa di Santa Leocadia a Toledo. Questa santa è la patrona della città spagnola di Toledo. Il tema iconografico della Veronica, che presenta la devozione dei fedeli, l'omonimo panno, fu introdotto intorno al primo 400, conservandosi anche nel secolo successivo. Diciamo che la figura di Veronica viene messa in discussione dal Concilio di Trento, ma la popolarità della reliquia vera e propria non soffrì per l'esclusione della santa leggendaria dal martirologio, avvenuta sotto Papa Gregorio XIII. Come potete osservare, El Greco ripropone Veronica a tre quarti di figura, davanti a un fondo scuro, con una mantiglia chiara che le incornicia il viso, caratterizzato dalla forma allungata del naso e da folte sopracciglia. La dominante tonalità bruno-ocra del fondo, dell'abito della donna, delle strisce decorative del tessuto e del volto di Cristo, contrasta con il bianco del velo, delle mani e del viso di Veronica. Queste gradazioni abbassate vengono utilizzate a fini espressivi, per conferire all'insieme un aspetto doloroso e devozionale, diciamo tipiche del nostro pittore. La santa è leggermente spostata rispetto al centro della composizione, è girata verso destra e sostiene agli angoli il panno con il sacro volto coronato di spine. Viene dunque riproposta l'impronta lasciata da Cristo durante la passione. Ma notate, manca, se osservate con attenzione, quella osmosi tra il tessuto e l'immagine, che sembra quasi quest'ultima staccarsi dal supporto. Nonostante la presenza del serto spinato con il suo riferimento alla via del Calvario, il volto appare intatto e privo dei segni delle violenze subite, e lo sguardo non tradisce le sofferenze patite. Ecco, carissimi, vi saluto, vi auguro questa bella visione dell'opera di El Greco e una profonda meditazione.